cari e come sempre benvenuti. Oggi andremo a fare il video della mazzetta, vedete? Bella mazzetta. In questo caso sto usando un trave dello 030 con finalini in 020, ok? Se qualcuno di voi ancora non ha visto come si realizza la mazzetta, vi lascio il link giù in descrizione per sul video tutorial come realizzarlo, ok? Bene, per l'occasione andremo ad adoperare di nuovo la pastura della Colmich, la Atomic Bite Mare della Colmich, una pastura a base di formaggio piccante, proprio ideale per il cefalo. La impastiamo. Dopo aver ottenuto questa consistenza qui, vedete? Una sorta di impasto per pizza, per pane, ok? Bella, omogenea, tipo plastichina, in modo che rimane sui nostri ami e non si stacchi durante il lancio o durante l'impatto con l'acqua, ok? Ora andiamo ad innescare e lanciamo. Bene, ora andiamo con l'innesco. Dopo aver fatto riposare la pastura qualche minuto, perché la pastura deve riposare nel secchio qualche minuto in modo che l'acqua, tutta la roba, cioè, si tiri e si compatta il tutto per bene, ok? Prendiamo un pezzettino e i nostri ami e cominciamo pian piano, con un amo alla volta, a inserirlo, vedete? Attorno, diciamo, alla base della nostra pastura, ok? In questo modo qua. Una volta inseriti, li andiamo a premere fino a farli scomparire nella nostra pastura. Vedete? Gli ami sono all'interno con la punta in fuori, non in dentro. Ora non ci resta che modellare la nostra pastura in modo che tutto scompaia. Ecco qua, vedete? In questo modo qui. Sistemiamo per bene, la compattiamo a dovere, senza lasciare crepe o spazi, eccetera. Ecco qua, e siamo pronti. Ora non ci resta che lanciarla in acqua e attendere.
vedete, la pastura dopo un quarto d'ora in acqua si regge perfettamente sul piano. L'impasto della pastura è una cosa importantissima, ok? Bisogna farla a dovere, così da non diciamo da evitare spiacevoli sorprese, ok? Bene amici, eccoci qui in questa seconda parte del, diciamo, del video. Dunque, la prima parte abbiamo pescato su un altro spot e abbiamo fatto circa 3/4 d'ora di pesca e purtroppo ho dovuto abbandonare causa impegni e non ho potuto proseguire. Oggi ci riproviamo. Seconda parte. Ci riproviamo dopo 5 giorni su uno spot completamente diverso che tra un po' vi faccio vedere e voglio fare un appunto sulla pastura. Essendo che la pastura mi è avanzata l'altra volta, l'ho conservata semplicemente con uno strofinaccio nel secchio in una zona arieggiata e dopo 5 giorni la pastura si è mantenuta perfettamente impastata e perfettamente intatta. Non ho aggiunto né acqua né ulteriore pastura eccetera. 5 giorni la pastura si è mantenuta perfettamente, ancora tutti i suoi aromi, tutti i suoi odori e spero tutto il suo sapore. Ora la lanciamo in acqua e vediamo che succede. Ok, la nostra pastura è in acqua e non ci resta che attendere. Ora vi faccio vedere un po' il posto dove siamo. A dopo! Bene amici, abbiamo cambiato spot, siamo sul terzo spot, visto che siamo stati circa un paio d'ore sul secondo e purtroppo nulla di fatto, qualche toccatina, qualcosa, ma purtroppo di pesci non se ne sono visti, quindi ci riproviamo in foce. Vedete, siamo in foce, ci sono altri pescatori che pescano con il rezzaglio e niente. Siamo in attesa, la canna è già in acqua, non ci resta che attendere. A dopo. Bene amici, c'è stata una manciata, adesso vediamo. Eccolo qua. Un bel cefaletto. Ha gradito la nostra pastura. Eccolo qua. Avete visto come la mazzetta può essere una, diciamo, un'ottima montatura e con, diciamo, la pastura giusta può regalare veramente delle bellissime emozioni.
Bene amici, per questo video la chiudiamo qui. Questo qui è stato un video, diciamo, dimostrativo, ok? Per qualunque cosa venite sulla mia pagina Facebook Pesca nel DNA, lì per consigli, per contatti in privato, eccetera. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se non siete iscritti al secondo canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ma la cosa importante, mi raccomando, tutti a pesca. Ciao belli!